Siamo nel cuore di Monte Mario. Questi sono dei campi sportivi completamente abbandonati in un posto, in un quartiere dove gli spazi per fare sport non ce n'è. E con Andrea Severini, ex calciatore, che avrebbe potuto qui divertirsi, diventare un professionista purtroppo me l'hanno impedito perché qui hanno abbandonato tutto. Questo è lo stato del... questi sono campi di calcetto, lì giù c'è un campo di calcio e qui a fianco invece è nato un... cos'è? Uno stabilimento, un deposito del lama. Vabbè, giustamente qui c'è una discarica, c'è il deposito del lama. A me non hanno fatto la discarica a chilometri zero, però sì, esatto. Ci sono tra l'altro tutto bello i secchi del riciclo, materiali in plastica e metallo. Che bello. E qui a 5 metri, ecco cosa c'è. Allora, qui siamo nel sito della vecchia società del Monte Mario, dove negli anni 70, ve lo dico perché io ci giocavo, c'erano più campi da calcio. Ora da 15 anni a questa parte la situazione è questa che vedete, insomma, è stato l'abbandono, ci sono i Rom e sembrerebbe che adesso la stessa società Monte Mario l'abbia ripreso in mano tramite la provincia, Davide Zingaretti, e dovrà investirci 3 milioni di euro, quindi fare un centro sportivo. Staremo a vedere, insomma, adesso sono cose che si dicono. Guardate un attimo intorno quello che c'è, se andate nel campo principale che era quello lì è completamente ricoperto da rifiuti. La cosa brutta è che qui siamo a poche centinaia di metri dai centri abitati normali, diciamo. E la sera che fanno? Bruciano? La sera bruciano, ogni sera sprigionano diossina perché ci sono dei raccoglitori che vanno in giro, non so se l'avete mai visti, dentro i cassonetti che raccolgono questi pezzi di rame eccetera eccetera, la sera accendono fuochi, li potete vedere anche qui, questi sono i vari fuochi che ci sono, e intossicando tutta la popolazione limitrofa. Altra cosa brutta è che le società sportive cercano disperatamente impianti per pallavolo, basket, calcio, calcetto. Non sanno dove andare, che gli unici posti sono le scuole, le palestre delle scuole. Qui ecco, abbiamo spazio a disposizione, avevamo campi, ma sono stati lasciati al degrado totale. La cosa incredibile è che qui siamo a 2 metri dal Santa Maria della Pietà, che è la sede del nostro municipio. È inaccettabile che ci sia un degrado del genere a 2 passi. Guardate un po' che cosa c'è qua, è incredibile. Stiamo entrando da un ingresso laterale di Santa Maria della Pietà, come potete vedere. E niente, tagliamo e ci avventuriamo verso la prossima tappa. Siamo nel Santa Maria della Pietà. A ridosso dei campi che avete visto prima. E Andrea è nel campo nomadi.